guerre puniche, vi ricordate la scuola? La prima, la seconda, la terza guerra di dipendenza, la guerra 15-18, quando siamo stati lì a Del Grappa, come si chiamava? Paterno Del Grappa. E ancora oggi c'è un cimitero, una persona ci raccontò la storia di quello che avvenne. C'era questa collina Del Grappa, dove da una parte c'erano gli italiani e dall'altra parte degli italiani e gli austriaci. E quindi ci alzava il capo, veniva ucciso. Alla fine si sono uccisi tra di loro. Gli austriaci hanno ucciso quei ragazzi italiani e gli italiani hanno ucciso quei ragazzi austriaci. A me, la guerra. E le guerre non vengono causate mai da Dio. E l'uomo incornice, come dice il suo parola. Alleluia. Quando le ciance. Servizi speciali, eh? Sabato non so quale mia, non so famiglia, come sabato la mia, abbiamo, si dice avremo perché si parla del futuro, ma meglio già sto vivendo sabato, dove sto guadagnando tutta la sua famiglia, una grande gioia, servizio 18, preghiera alle 17.15 e poi dovrei iniziare il servizio alle 11. Sono arrivati 9 Pentecoste oggi, ovviamente non sono ancora timbrati. Io vorrei chiedere alle sorelle che si occupate dell'evangelismo, i precedenti Pentecoste oggi, distribuiti. Magari con il servizio, ma poi voglio dire, non li lasciamo in chiesa. Amen. Intanto su Retro c'è l'indirizzo della Chiesa, magari nel leggere un articolo qualcuno potrebbe essere interessato. No? Ok. Saranno più grandi come per le cose oggi, avremo un'altra fila di quelli che sono, possono essere distribuiti. Ok? Grazie. Alleluia. Questa sera, dico sempre, vorrei finire, vorrei completare, ma non ci riesco mai a completare. Vogliamo continuare a parlare del nostro argomento della fede. Ed è il dubbio, cioè non c'è dubbio, che la fede è un'azione. Quando si parla di fede, si parla di andare avanti, non di andare indietro. Dopo che il popolo di Israele attraversò il Mar Rosso, e conosciamo la storia, hanno avuto paura. Io avrei avuto paura. Loro erano appena usciti dall'Egitto. Fino a quel momento non avevano visto miracoli particolari, tranne che i primogeniti degli egiziani morirono. Hanno visto il miracolo che coloro che avevano messo il sangue degli agnelli sugli stipiti della porta, le porte, avrebbero mangiato l'agnello, avrebbero bruciato tutto quello che sarebbe rimasto. Diciamo che dal punto di vista umano, un po' presi dalla fretta, forse non ci hanno fatto caso. Ma poi adesso si trovano davanti al Mar Rosso. Davanti al mare non è facile dire adesso io attraverso il mare, probabilmente nessuno di loro sapeva nuotare, neanche gli angelini non sapevano fare niente. E si trovano i cari del faraone, e loro sapevano, siccome erano in certo senso scappati o andati via, sì, è vero, Dio l'aveva permesso loro, ma con forza. Sto parlando della fede, non sto raccontando una cosa tanto per lo stesso argomento, per il vero punto. E nonostante loro attraversarono il Mar Rosso conosciuto, dice la parola di Dio che non appena loro attraversarono il Mar Rosso, qualcuno cominciò a guardare indietro verso l'Egitto che non si vedeva. Dice, ma non sarebbe meglio che ci torniamo indietro dell'Egitto? Dice, noi mangiavamo la carne sulle pignatte, addirittura qualcuno quando attraversò dice, mangiavamo le lenticchie cucinate, quindi anche loro ci hanno copiato.
cucinavano le lenticchie nelle, nei contenitori di terracotta. Ma non sarebbe meglio che torniamo in Egitto? Ora, la fede non è un'azione che ci fa ritornare indietro. La fede ci fa andare avanti. La Bibbia ci dice che Davide non era un giocatore di baseball o di basket, era un ragazzino. Ma lui disse: io non permetto che uno straniero offenda il popolo di Dio. E lui non disse: io mi sto qua, e disse a Golia: se tu vuoi fatti avanti. Non disse così. Davide disse: io vengo, mi muovo, vengo contro te nel nome del Signore degli eserciti. Quindi quando noi parliamo di fede, parliamo di qualcosa che non è passivo. Qualcuno che dice: se il Signore vuole fare qualche cosa, la fa. Non è questo il modo di agire o di pensare del cristiano o della cristiana. Noi dobbiamo fare il primo passo. E sapete qual è l'ostacolo numero uno? L'incredulità, noi stessi. Poi immaginate Davide che vede sto gigante che è alto, 2 metri e passa, circa. Avendo lui le vede a distanza, quindi ti sembra un po' più basso. Ma in ogni caso, Davide era un ragazzetto, non era istruito alla guerra, lui era istruito a parlare con le pecore. Lui era, sapeva parlare bene con le pecore. Non era addestrato alla guerra. E se lui avesse dubitato, pensate voi che lui avrebbe vinto contro Golia? Non credo. Sarebbe tornato indietro. E Saulo dice: gli ha messo una corazza. Davide non riusciva neanche a reggersi in piedi quanto era pesante. Poi magari gli aveva detto: guarda, questa è la mia spada. Non so quanto pesava. Immaginate, Davide non riesce. Sapete cosa ha fatto Davide? Non lo sappiamo. Ha preso una trombola e si è scelto 5 piedi. Non ha detto a qualcuno: mi raccomando, li devi divigare, che siano sottili. Lui si è scelto 5 piedi. Ovviamente il suo gesto, la sua fede è stata l'azione. Non è rimasto indietro come sai. Amen. Ci sono tante cose nella vita, ma è ovvio che Davide ha detto: ma se il Signore mi ha liberato contro l'orso, se il Signore mi ha liberato contro il leone, perché non mi può liberare contro il Golia? Se il Signore ha fatto grandi cose nella mia vita, perché lui non può continuare a fare grandi cose nella mia vita? Se lui mi ha già guarito una volta, perché non può guarirmi una seconda volta? Se lui mi ha aiutato una volta, perché non può aiutarmi una seconda volta? Se lui ha aiutato te, perché non può aiutare te? Questo è fede. Alleluia. Quando noi facciamo o introduciamo quella forma di incredulità, è ovvio che noi non vedremo mai l'opera di Dio nella nostra vita. Sentiremo parlare gli altri, noi siamo a dire: che bella cosa. Magari Dio farebbe queste cose pure per me. Se noi siamo increduli o scettici, lascia che ti dica: Dio è giusto. Dio non esercita una forza per indurci a credere. Amen. Dal punto di vista umano siamo un po' tutti come Tommaso: se non vediamo non crediamo. Amen. Ma è ovvio che l'incredulità è qualcosa che frena. Nel libro degli Ebrei, capitolo 4, verso 16: poiché dunque rimane per alcuni di entrambi, mentre quelli a cui prima fu annunziata la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità.
Oggi la gente dice di essere religiosi. E voglio dire di più. Ovviamente non è una critica, ma ci sono persone che magari sono state in chiesa per la prima volta e non le abbiamo più riviste. Sapete perché sono venute in chiesa? Perché magari volevano che ritornando a casa avessero trovato il problema risolto, la difficoltà risolta. E però magari sono venuti in chiesa senza credere che Dio fa le cose. Amen. Quindi quando noi parliamo di fede, potremmo parlare di molte circostanze. Pensate, nel giorno della Pentecoste, non è negli appunti, ma nel giorno della Pentecoste soltanto 120 erano nell'alto solare. Dove erano gli altri? Perché non erano sull'alto solare? Semplice. Non hanno creduto a quello che Gesù ha detto. Andate a Gerusalemme e rimanete lì. Amen. E Gesù disse: il consolatore verrà a voi. Ma cos'è questo consolatore? Gesù non ha detto: guardate che voi sentirete un vento e guardate che comincerete a parlare lingue strane, vedete che gli altri penseranno che siete ubriachi. Gesù non ha detto niente di tutto questo. E quello che loro lo hanno sperimentato essendo all'oscuro di tutto. Ma non qualcuno ci ha detto come si diceva lo Spirito Santo, vero? Amen. Aspetta, allora siamo stati avvantaggiati. Amen. Ma loro non sapevano niente di tutto questo. Amen. 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 Ora, ovviamente, qualcuno potrebbe dire: mi dai delle indicazioni della fede? Non ci sono indicazioni da poter dire. Non c'è un segno o una unità di misura che dice quanta fede io ho. Non c'è. Ma Dio dice che Dio dà a noi la misura della fede. Quindi Dio ci dà a noi la possibilità, l'opportunità di avere fede in Lui. Amen. Attraverso quelle cose che noi magari sottovalutiamo, quelle cose che per noi sembrano così, così facili, passeggere o coincidenza. Ma vuol dire, la fede non è legata a chi non conosce Dio. Voglio ripeterlo. Chi non conosce Dio non può parlare di fede. Alleluia. La fede è qualcosa che deve appartenere alla Chiesa. Amen. Amen. Ed è ovvio che la fede non mi dice o non mi mette nella condizione di dire perché lui sì e lui no. Perché lui sì e Dio no. Perché io sì e lui no. Non deve essere, come dire, una statistica o una critica di perché questo e perché quest'altro. Ognuno dal punto di vista individuale siamo chiamati ad un'azione. E quell'azione si chiama fede nella nostra vita. Alleluia. E vi dico che la fede non viene insegnata. Alleluia. Non si può insegnare. Amen. Amen. Nella scuola biblica c'è una materia, per chi si ricorda, l'unicità della fede, gli elementi della fede. E quando parla degli elementi della fede, se non ricordo male, non dice quali sono le caratteristiche per sapere di avere fede. Amen. Io sono dell'idea che ci sventola la bandiera, probabilmente cerca di attirare l'attenzione su di sé. Perché sapete, chi ha fede cerca di attirare la sua attenzione guardando Dio e l'attenzione degli altri, dicendo: guardiamo Dio. Amen. E vi dico una cosa: a volte tendiamo troppo a spiritualizzare le cose, a volte invece tendiamo a
materializzare altre cose. La fede è il giusto equilibrio. Amen. Amen. Quelle persone che sono eccessivamente zelanti devono stare attenti. E quello non è un fattore di fede, quello probabilmente è un fattore di carattere. Così come diciamo dei nostri fratelli. C'è tempo per ogni cosa. Ma in tutto quello che noi facciamo, la nostra ottica, la nostra direzione, la nostra fede non deve mai scemare. La mia fede deve avere la stessa validità non solo quando sono in chiesa, anche quando sono a casa. Alleluia. Quando sono a lavoro. Thank you, Jesus. Alleluia. Pensate, Giona riceve da Dio il comando. Immagino, sapete, io credo che Dio non prende nessuno per forza. È probabile che Giona abbia detto: Signore, usami. Signore, a me piacerebbe essere un operaio per te. Ed è ovvio che se noi ci disponiamo ad essere operai per Dio, ci sono due possibilità. O che Dio si usa per mezzo di qualcuno per dirci quello che dobbiamo fare, o che Dio ci parla personalmente. Ora, se noi crediamo che Dio ci può parlare per mezzo di qualcuno, immagino l'uomo di Dio, se noi abbiamo fede dobbiamo credere, se abbiamo questo sentimento, oppure il sentimento che è quello che Dio personalmente dice, quello che noi dobbiamo fare. Eppure, nonostante Dio aveva detto a Giona di andare a Ninive, la prima domanda che Giona fece a Dio è: ma quanti uomini giusti ci stanno? E Dio gli ha fatto un'osservazione normale: non c'è nessun uomo giusto. La stessa domanda che faccio a noi stasera: quanti uomini giusti o donne giuste ci stanno a Roma? Sapete, il governo israeliano ha dichiarato 7 persone giuste perché hanno aiutato durante lo sterminio, quindi l'olocausto, hanno aiutato migliaia di persone, ok? E quindi il governo israeliano li ha definiti giusti, ma è stato il governo israeliano che li ha definiti. Eventualmente Dio che dovrà giudicare chi è giusto o meno. Ora, la parola di Dio non viene predicata ai giusti, viene predicata a noi. Gesù ha detto: il figlio dell'uomo non è venuto per quelli che stanno bene, perché sapete, i farisei avevano il nasino un po' in su, si pensavano solo perché erano religiosi, chissà che cosa si credevano. E Gesù ovviamente ha detto: il figlio dell'uomo non è venuto per quelli che stanno bene, ma per quelli che stanno male. Gesù vuol dire anche per te. Se non hai avuto il raffreddore, prima o dopo lo farai pure tu. Se non hai avuto un mal di pancia, prima o dopo lo farai pure tu. E se non lo hai ancora avuto, è perché non è perché sei giusto, è giusto. Perché non è stato tutto. L'essere umano, noi siamo così fragili. Yes, amen. E quindi, quando questo argomento della fede che io sto insegnando a voi, sto condividendo con voi, io non lo posso condividere o parlarne con l'attitudine dell'insegnante che ha fede, perché siamo tutti deboli. E quindi l'esortazione qual è? Che se la parola di Dio parla alla mia vita, io non devo, come dire, alzare un muro di incredulità. Potrei essere anche ignorante in materia, ok? Quindi la persona che è ignorante nella fede non è perché è stupido, perché non conosce la parola di Dio, non conosce neanche Dio, pensa di conoscere, ma non conosce Dio. Amen. Ma l'incredulità è qualcosa che Dio ovviamente condanna nell'atteggiamento, nell'attitudine Alleluia. Che lo stanno servendo. Amen. Alleluia.
libro degli Atti leggiamo che Pedro dice: in nessun altro c'è la salvezza, guarigione, miracolo, poiché non c'è nessun altro nome sotto al cielo dato agli uomini per essere salvati. Ora lasciate che vi dica, nel mondo religioso, molte volte, immagino pure a voi, qualcuno quando viene a dire, ci parla del battesimo alle acque, dico, beh, battezzare nel nome di Gesù o battezzare nella forma italiana è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, perché è il nome di Gesù che fa la differenza in ogni cosa per noi. Amen. È un'altra domanda, osservazione che io faccio sempre. È ovvio che quando siamo stati battezzati nella vasca battesimale o al mare o dove volete o in piscina, la base, perché ci sono persone che sono state battezzate dopo 15 giorni, dopo 20 giorni, dopo un mese, dopo 3 mesi, dopo 6 mesi, che cosa conoscono di Dio? Poco. Ma l'attitudine con la quale sono andati nella vasca battesimale, hanno creduto per fede che la sua vita adesso è stata pulita ed ha un cammino nuovo, diverso, oppure lo hanno fatto perché qualcuno li ha costretti ad essere battezzati? L'incredulità. Amen. Ci sono persone che non hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo, non faccio neanche nomi. Ha detto a mia moglie, ho detto, questa persona non lo riceverà mai. Sapete perché? Signore, io non merito di riceverlo perché io non sono perfetto. E tu stai dicendo che io non merito di dare lo Spirito Santo. Sapete perché era questo genere di preghiera? Perché a lui faceva comodo dire queste parole per continuare a fare male. L'incredulità che Dio è in grado di aiutarti. L'incredulità che Dio è in grado di dare una risposta alla tua vita. Questo è il problema. Amen. Alleluia. Come qualcuno dice, parliamo di noi. Alleluia. È ovvio che quando noi parliamo di fede, parliamo anche di speranza. Ma c'è una differenza tra la speranza e la fede. Molte volte, parlando con la gente, ci dicono, beh, speriamo che avremo tempi migliori. È vero? Sì. Quindi la speranza è proiettata al futuro. Io non leggo nella Bibbia, oggi, o meglio dire, se in futuro sentirete la parola di Dio, mi raccomando, non indurate il vostro cuore. La Bibbia dice, oggi. Amen. Gesù disse a Zaccheo, senti, visto che tu mi hai portato a casa, ti dirò che fra un po' di tempo salvezza sarà a casa tua. Non è stato così. Né? Gesù disse a Zaccheo, oggi salvezza è entrata in questa casa. Oggi. Quindi quando parliamo di fede, non parliamo di speranza. Amen. Oh, speriamo che le cose accadano. Ovviamente questo non ci dà una conferma che quelle cose possano succedere o meno. Quello che voglio dire, non sempre potremmo avere una seconda opportunità come Tommaso. Ma io se metto il mio ditino nelle sue mani, io non ci crederò. E poi Tommaso è stato con Gesù, amen. Ha avuto una seconda chance. E non credo solo Tommaso. Amen. Amen. Perché Dio ci ama. Noi molte volte siamo messi alla prova per testare, vivere, sperimentare di persona quando il Signore vuole. Amen. La Bibbia dice, il salmista dice, benedetto, beato colui che confida nell'Eterno. E dice, gustate e vedete quanto il Signore vuole. Amen. L'ho citato al contrario, ma in ogni caso non fa la differenza. Amen. Abbiamo bisogno di
vivere questa esperienza, ma così come ho detto all'inizio, è quello che è il passo che noi dobbiamo fare, la nostra azione. Alleluia. Voi immaginate, vuol dire, in una guerra che dei soldati dicono noi rimaniamo qua, vediamo se gli altri si faranno avanti. E dall'altra parte dicono noi rimaniamo qua, vediamo se gli altri si faranno avanti. Nessuno terrà niente. Noi non combattiamo contro carne e sangue. Noi combattiamo contro gli spiriti maligni. Lascia che ti dico, il diavolo fa i suoi passettini. Amen. Non so se ve l'ho detto, ma diversi anni fa, io e Rodia siamo andati nell'Abruzzo, sono andati a Roccarato, poi lì siamo andati in un lago molto bello, c'è anche una diga. E lì ci siamo informati, c'è una riserva libera, uno stato libero di danni, bellissimo. E quindi siamo andati, oltre a noi c'erano altre persone, e poi c'era una famiglia giovane, marito, moglie e un bambino. E io ovviamente parlando io sono curioso, mi piace chiedere le cose, io me ne sto a casa. Dico, ma questi danni, quando vengono le persone, e che cosa fanno? E lui mi ha detto, il daino ha un'intelligenza che mantiene la distanza davanti a chi potrebbe essere il predatore. Dice, non dice, se lei cerca di chiamare un daino, non si avvicinerà mai. Mi diceva, ci diceva, provi a fare un passo. Io ho fatto un passo avanti. E questi daini, quindi questo branco di daini, tutti insieme, non è che si sono guardati, no, tutti insieme hanno fatto un passo indietro. Poi, perché c'era un bambino sbirulino, ecco, mi viene a dire questo. Il bambino ha capito come funzionava, è un bambino molto precoce. E sapete, io cosa ho fatto? Ho fatto un passo indietro, il branco dei daini hanno fatto un passo avanti. Questo bambino, furbacchione, ha fatto due passi avanti, quindi mi ha superato di due passi, e questi daini hanno fatto due passi indietro. So che questo qua ci può fare, andate via a vedere, verificate di persona se l'ago del Turano. L'ago del Turano. No. La nostra fede è quella di avanzare quando il diavolo... Alleluia, amen. Amen. Se noi facciamo un passo indietro, lui non farà tremare dalla paura, lui ne farà uno avanti. La Bibbia dice resistete al diavolo. Come possiamo resistere al diavolo? Ti prego, ti prego. Questo non è resistenza. Più noi credeggiamo e più il diavolo diventerà l'invasore della nostra vita. Meno noi preghiamo e più il diavolo dice hai fatto bene, non pregare. Meno saremo innamorati di Dio e il diavolo dirà certo, fai bene, il mondo ha così tante cose da offrirti, hai così tante cose da fare. Amen. Noi credeggiamo cercando mille ragioni, mille scuse per non fare quello che Dio ci chiede, il diavolo dice fai bene, non ti rovinare la vita. Amen. Funziona così. La nostra fede non deve essere passiva, ma deve essere un'azione. Amen. Funziona così. Ecco la capacità di dare. Amen. Alleluia. Pensate a me, era a fine luglio, non mi ricordo con chi dei figli parlai. Qui c'erano 36 gradi, noi li abbiamo dormito con il primino, c'erano 13 gradi. Quindi immaginate come si sta bene l'operato. E come se mangia bene. Amen. Quindi, facendo riferimento alla fede, la fede è una speranza? No, non è una speranza. Ecco cosa noi oggi dobbiamo imporre a noi stessi. Oggi dobbiamo credere. La speranza è qualcosa invece che è proiettata nel futuro. Amen. Tanto vero, quando la Bibbia dice che la fede è la certezza delle cose che si sperano, potrei in 5 minuti racchiudere questo riferimento biblico. La fede è la certezza della speranza.
è sempre un controsenso. La cosa o è certa o speriamo. Giusto? Ma perché l'Apostolo Paolo usa questa affermazione? Perché la mia fede è la certezza nel Signore di quello che questa carne potrebbe sperare. Amen. Quindi avere fede non è una speranza, non è un punto interrogativo, un punto esclamativo. Quindi la nostra fede è una certezza delle cose che si sperano. Quindi le cose che io spero, quindi se io mi limitassi nella speranza è qualcosa che potrei mai realizzare nella mia vita. Grazie a Dio per la fede che lui ci dà. Alleluia. Gesù dice, infatti a Tommaso, dice, perché mi hai visto Tommaso, tu hai creduto, ma beati coloro che non hanno visto e hanno creduto. E voglio aggiungere una cosa, e questa è una cosa che spesse volte abbiamo bisogno di ricordare a noi stessi. Così come nel giorno della Pentecoste, Dio decise di soffiare il vento dello Spirito Santo nella direzione dell'alto solare. È come dire che Dio decide la stagione del vento, yes, amen, della tua benedizione speciale, ma sempre legati all'ubbidienza e non all'incredulità. Amen. Quello che Dio vuole nella mia vita o per la mia vita, io lo so. Voglio ripeterlo. Diciamo, parla di sé, lo parlo anche di te. Quello che Dio vuole della mia vita, io lo so. E se ho fede, Dio mi farà prosperare. È quello che la mia speranza, Dio lo fa rendere o lo fa diventare certezza. Ma se io cerco di andare contro corrente, quindi contro la volontà di Dio, ho una triste notizia per tutti noi, peggio del coronavirus. Con la speranza non si avvererà mai. O se si dovesse avverare, noi piangeremo le conseguenze. Sansone, cosa mi dice Sansone? Potremmo parlare di Sansone, mi piace fare solo di Sansone, soprattutto alla fine, no? Che ha mangiato spinaci e si è messo dall'altro braccio di terra. No, non è questo. Anche se, secondo voi, apri e chiudo parentesi, conoscete chi era Sansone? Sì. Non lo conoscete? You know? Io voglio un buon freddo. Secondo voi, Sansone, per quello che è avvenuto, è stato perdonato da Dio o no? Sì. Ha pregato Dio prima di morire. Ha pregato. E Dio gli ha detto cosa fare. Perché Dio non vuole la tua morte. Alleluia, thank you Jesus. Dio voleva la salvezza di Sansone. Perché Sansone se n'era pentito. Amen. Amen. Alleluia. È vero. Amen. Sansone è una storia affascinante. Sì. Se avessi fatto di quell'altro, io mi sono piaciuto Sansone. È una storia straordinaria. Poi ovviamente, magari i bambini alla scuola domenicale si ricordano che Sansone ha preso tutti i pilastri, Dio gli ha dato una forza soprannaturale. Amen. Quella non è una forza umana. Amen. Ma neanche Bruce Lee ha preso un po' di pilastri. Quindi quella era una forza soprannaturale. Tanto è vero che quei piloni non solo distrussero o uccise ovviamente tutti, come dire, gli uomini che erano contro Dio, ma erano dentro un tempio. Quindi Dio gli ha dato una forza soprannaturale, Dio lo ha fatto, questo è quello che Dio pensa. Me a fredda? Potete stare in piedi, dai. 5 minuti di recupero, sono già notte tempo. Giacomo dice, perché potremmo avere una esitazione, un dubbio,
Gesù dice di non avere riserve in quello che noi chiediamo. L'importante è che alla fine della nostra preghiera ci sia: Signore, mi raccomando, Non dice questo. Signore, sia fatta la tua volontà. E se è la volontà di Dio, vedremo il sole. Se siamo al buio, quella non è la volontà di Dio. E quello che vi sta parlando non sempre ha trovato il sole. A volte al buio ho trovato un modo di mettere al mare. Perché dobbiamo tornare indietro? Perché quando noi andiamo contro la volontà di Dio, ritorniamo indietro da perdenti. E questo ci insegna, per quanto riguarda la mia esperienza, questo mi insegna che prima di buttarmi a capofitto e dare per certo che quella è la volontà di Dio, non facciamoci convincere dalle nostre emozioni. Amen. Quindi Giacomo dice, quando chiedete con fede, chiedete senza dubitare. Questo è Giacomo capitolo 1. Perché chi dubita è simile all'onda del mare, instabile, agitata dal vento, che è spinta di qua e di là. Ed è vero. Non è una critica, è un modo di riflessione per ognuno di noi. A volte siamo instabili. Perché non abbiamo sentito quello che ci costruiva, che ci piaceva. Non stiamo vivendo quello che volevamo. Non stiamo, che vi posso dire, vedendo realizzarsi quel sogno che noi volevamo. E siamo instabili. Non mi fate intendere. Se così fosse non ce l'ho con nessuno. Ma se le cose non vanno come io voglio, non c'è motivo che non vengo in chiesa. Alleluia. Non c'è motivo che non venga, oppure che venga in chiesa e non prenda. Non c'è nessun motivo. Perché quella non è fede. Alleluia. Agitato come le onde del mare. E non sempre il mare è calmo. A me piace il mare calmo, quando è come una tavola, vero? Bello calmo. Molte volte non è così. Il mare è agitato. E ci troviamo in mezzo a una tempesta. Lì viene provata la nostra fede. Signore, come noi siamo qui per morire e tu dormi. Pensate, uno degli apostoli, che coraggio che ha avuto un gran coraggio. Cioè, la creatura che rimprovera il creatore, ma tu te ne rendi conto? Noi esseri umani siamo così, Le cose non vanno a modo nostro, la colpa di chi è? Quindi dice, chi dubita è simile all'onda del mare, che è agitata dal vento e spinta di qua e di là. Ecco, sapete cosa dice Giacomo? Non pensi quel tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore. Come dire, se tu sei stabile, lo riceverai dal Signore. Come? Perché non hai fede nel Signore. Quando il salmista, e concludo, disse: Signore, tu mi guidi lungo le acque chiede, le acque calde. E come vuol dire, Signore, qualora ci fosse una tempesta, tu ordini alla tempesta di acquietarsi. E tu mi prendi la mano, e i miei occhi vedono che quelle onde man mano vanno a scemare e quel mare diventa calmo. E questo è quello che ha detto il salmista. Non ci vuole una laurea in teologia. Alleluia. Pensate, qualcuno addirittura in un'occasione della tempesta, vedendo Gesù che camminava sul mare, pensate, fantasma. A quei tempi non c'era Google, quindi come quando c'è un fantasma, ghost. Amen.
aveva dimenticato che Gesù era qui. Amen. Amen. E così come di consueto non riuscirò a completare. Alleluia. Ma una delle cose che dobbiamo sempre ricordare a noi stessi, mi prenderò ovviamente sull'azione, prossimo mercoledì se piace a Dio, corona più, corona meno, ma in ogni caso. La nostra fede deve essere un'azione. Noi andiamo in chiesa. Noi andiamo nella presenza del Signore invocando il suo nome. Noi offriamo sacrifici di gloria. Noi facciamo qualcosa. Noi cantiamo al Signore. Amen. Noi adoriamo il Signore. Quindi in quello che noi facciamo è un'azione, come lo facciamo anche nella nostra quotidianità. Noi andiamo al lavoro, noi paghiamo troppe tasse, per quello non è l'azione, vuol dire che la casa no, ma quello vuol dire. La fede è l'essenza delle cose che si sperano con certezza, delle cose che non si vedono. Israele, numeri che sono stati dati. Israele quando uscì dall'Egitto, statistiche, poi non c'è niente di certo, parlo di qualche migliaio di israeliti che attraversarono il Mar Rosso. Eppure in 36 anni tre generazioni morirono. Non morirono per la vecchiaia, non morirono perché si bruciarono i piedi nel deserto. Ricordate le scarpe che scendono insieme ai piedi? E dico, razza di incredibili. Guarda i piedi, guardi le scarpe, non ti stanno mai troppo strette. Guarda i vestiti che nonostante tutto il tempo non si sono logorati. Guarda che Dio ti ha fatto fare il giro più largo per non essere ucciso dagli stranieri, perché loro hanno le armi, voi avete le uova. Alleluia, thank you Jesus. E pure tre generazioni morirono, sapete perché cosa? Per la loro incredulità. E quando c'è incredulità, lascia che ti dica, c'è ribellione. Amen, amen. Amen. Dio, tu ce l'hai con noi. No, Dio non ce l'aveva con loro. Cioè, Dio ti dà l'opportunità di poter avere una colonna di fumo e di fuoco di notte sia davanti a te che dietro a te. Significa che il nemico non cerca di sorprenderti frontalmente, ma vuole prenderti di spalle, vero? E Dio non ha neanche permesso che i nemici potessero combattere e vincere Israele. Cioè, Dio li ha protetti. Dio gli ha fatti mangiare delle focacce più buone che il fornaio del cielo, via del cielo, uno lo so. Amen. La manna, le focacce più buone, focaccia miele. Io penso che nessuno mai riuscirà a fare queste cose. Le ha preparate Dio. Dio ordina le guaglie, non mi discredi, alle guaglie. Sapete, le guaglie nel deserto non ci sanno, non ci sono. Nel deserto ci sono scorpioni e serpenti. Quindi se voi parlate con gli animalisti e dite, sentite, per caso avete visto le guaglie nel deserto? Poi Dio nel deserto, guaglie, che c'è qualcosa? Eppure Dio ha ordinato alle guaglie di andare nel deserto. E non c'è ogni cacciatore. Facevano pure. Quelle guaglie cadevano molte a terra nel deserto. E parole di Dio lo so. Non lo sto fantasticando io. Amen. E nonostante questo,
Nonostante questo, la loro incredulità li ha fatti morire nel deserto. Potremmo parlare di Elia? Dio chiama Jacob e dice: ehi Jacob, portate il cibo al mio servitore. E poi alla fine Elia cosa fa? Si è nascosto dentro una grotta perché aveva paura di una donnaccia. Quella donnaccia che vuole uccidere. Come tuo? Dio ha usato la sua gloria con i sacerdoti di Baal e tu adesso hai paura di una singola persona che sia brutta, bella, cattiva, quella che è. Tu hai Dio dalla tua parte. La Bibbia dice che se Dio è con noi, nessuno potrà. Amen. Grazie a Dio. Amen.